Qui, questa è una branca, diciamo, abbastanza particolare del mondo della Misericordia di San Giovanni Valdarno, ma è dal 96 che noi ci siamo e che intermediamo bisogni finanziari della popolazione e cerchiamo di dargli una mano per risolverli. Con la pandemia, la gente si è rivolta più a interventi spot dello Stato. E quindi noi siamo stati un po' messi nel dimenticatoio, anche perché le aziende erano spesso e volentieri chiuse e quindi il problema era un po' meno impellente perché fra l'altro riuscivano a spostare i finanziamenti nel tempo, quindi c'era meno urgenza di intervenire. Credo che adesso siamo al momento in cui riemerge la necessità di in qualche maniera intervenire nella rinegoziazione dell'indebitamento complessivo di un soggetto e quindi possiamo permettere e ad agevolare questa operatività. È necessario rivolgersi al nostro centro di ascolto dove trovano un paio di professionisti perché purtroppo, fortunatamente veniamo dal mondo bancario, quindi l'esperienza è piuttosto ampia. Operiamo in maniera completamente gratuita, cerchiamo di individuare i bisogni, di individuare la banca che può risolvere questi bisogni e interveniamo nella gestione della pratica. Misericordia non svolge solamente servizi sanitari con l'ambulanza, con il 118 e cose, ma svolge anche tutta una serie di servizi a favore della nostra popolazione, soprattutto qui siamo nel Val d'Arno Aretino, nel comune di San Giovanni, nel comune di Cavriglia e anche negli altri comuni quando qualcuno ce lo richiede, ma sono un'attività, credo, veramente benemerita a favore della cittadinanza. Tanta gente con noi, posso dire veramente, lo dico con orgoglio, grazie al nostro intervento ha salvato la casa e questo qui credo che non sia veramente poco.